Ciao a tutti, qualche tempo fa vi avevo fatto il video delle pizzette da buffet, le avevo preparate con il pomodoro e la mozzarella semplicemente. Quando ho preparato questa ricetta, queste pizzette, hanno avuto talmente tanto successo che nell'ultimo periodo le sto preparando tanto perché veramente sono piaciute, quindi se ne avete la possibilità preparatele perché sono veramente buone. Questa sera Chiara me l'ha chiesto di nuovo, però mi ha detto che invece che pomodoro e mozzarella, mi ha chiesto di farle con le patate würstel. Quindi ho pensato di farvi un breve video per farvi vedere anche questa farcitura. Comunque, per la ricetta vi lascio il link nell'info box. Comunque, adesso vi ripeto gli ingredienti. Allora, per l'impasto ho utilizzato 300 g di farina 00, 200 g di farina Manitoba, 280 ml di latte, 2 cucchiaini di zucchero, 40 ml d'olio, 3 cucchiaini di sale e una bustina di lievito di birra Mastrofornaio. Ho impastato tutti gli ingredienti. Dopo aver ottenuto un panetto liscio ed omogeneo, l'ho messa all'interno di una ciotola. La ciotola l'ho coperta con la pellicola trasparente e ho lasciato lievitare per 3 ore. Dopo 3 ore ho ripreso l'impasto e ho tagliato con un coppapasta le pizzette. Ed eccole qui, vedete? Ecco le mie pizzette. E adesso le ho messe su una teglia da forno rivestita con carta da forno. E adesso le farò lievitare di nuovo per un'altra ora circa. Ecco le pizzette dopo la lievitazione. Come vi ho anticipato, le andrò a farcire con le patate e con i würstel. Le patate le ho lessate, adesso le vado a schiacciare con una forchetta e le andrò a salare. Ecco, aggiungo il sale. Adesso aggiungo qualche pezzettino di würstel e poi andrò in fornare in forno caldo a 180 gradi per 15 minuti. In seguito aggiungerò la mozzarella, poi vi farò vedere. Trascorsi 15 minuti, aggiungiamo un po' di mozzarella. E rimettiamo in forno per altri 5 minuti, giusto il tempo affinché la mozzarella si sciolga. Ecco le pizzette appena sfornate. Le pizzettine sono pronte. Spero che questa versione vi sia piaciuta. Fateci sapere qual è la vostra preferita e se avete qualche altra idea per poterle farcire, fatecelo sapere. Ricordate, cucinare è un piacere, farlo insieme è ancora più semplice e divertente. Cucinate insieme a noi. Ciao a tutti e al prossimo video!